Buongiorno a tutti, siamo al Mobile World Congress per vedere Galaxy S6 Edge e Galaxy S6. Samsung reinventa lo smartphone, decide di ricostruirlo e ridisegnarlo ascoltando i propri consumatori. Per questo abbiamo il giusto mix di vetro e metallo. Nella parte frontale e nella parte posteriore un Gorilla Glass 4, intorno tutto metallo. Finalmente è arrivato un nuovo materiale, avevamo già preannunciato l'arrivo del nuovo materiale con Galaxy Alpha e poi con Galaxy Note 4. Cosa cambia? Abbiamo un display 5.1 pollici, un Quad HD Super AMOLED con la risoluzione più alta attualmente sul mercato, addirittura arriviamo fino a 577 ppi, un altissimo indice di luminosità che ci permette di avere dei colori chiarissimi anche in qualsiasi condizione di luce, quindi anche quando siamo all'esterno la luminosità è sempre massima. Abbiamo un processore Samsung, un octa-core, composto da un quad-core da 2 giga, scusate, un quad-core da 2.1 GHz e un quad-core da 1.5 GHz, una memoria RAM da 3 GB con DDR4, la nuova DDR, questo permette una maggiore fluidità nelle operazioni, una migliore gestione dei processi. Il processore octa-core funziona perfettamente e permette di, da un lato, gestire meglio i processi, dall'altro lato di limitare i consumi della batteria. Poi abbiamo una fotocamera posteriore da 16 megapixel con stabilizzatore ottico d'immagine e un'apertura focale da 1.9, una fotocamera frontale da 5 megapixel, anche in questo caso con un'apertura focale da 1.9. Cosa vuol dire? Che riusciamo a catturare, grazie all'apertura focale da 1.9, riusciamo a catturare più luce e quindi abbiamo delle foto sempre con dei colori sempre nitidi e chiari. Per quanto riguarda la memoria, abbiamo una memoria da 32 GB e da 64 GB, verranno lanciate in Italia con questo taglio di memoria. Abbiamo una batteria da 2600 mAh per quanto riguarda il Galaxy 6 Edge e una batteria 2550 mAh per quanto riguarda il Galaxy S6. Andiamo alle dimensioni, sottile solo 7 mm, in basso troviamo la porta USB per la ricarica, il jack per le cuffie, una cassa che abbiamo spostato nella parte posteriore nella parte inferiore del device, con un risultato molto migliore rispetto all'S5, una volta e mezzo superiore rispetto all'S5. Nella parte laterale troviamo il tasto di blocco sul Galaxy S6 Edge, nella parte superiore troviamo lo slot per la microSD e i lettori a raggi infrarossi. Dall'altro lato invece troviamo i tasti per il controllo del volume. Come vedete, veramente sottilissimo, è un grip pazzesco. Per quanto riguarda Galaxy S6, chiaramente nella parte in basso troviamo il jack per le cuffie, la cassa e l'attacco USB 2.0 per ricaricarlo e per trasferire i nostri dati. Invece sul lato troviamo il tasto di blocco e sblocco del device più lo slot per la SIM. In alto abbiamo il lettore infrarossi. Per quanto riguarda la parte posteriore di entrambi i device, chiaramente troviamo il flash e il sensore. Il sensore ci può permettere di rifiutare una chiamata nel caso di Galaxy S6 Edge o ci può permettere di misurare la frequenza cardiaca, di scattare un selfie. Galaxy S6 Edge sarà disponibile sul mercato in 4 colorazioni, il gold, il black e il white e un emerald green esclusivo per il Galaxy S6 Edge, mentre per il Galaxy S6 avremo un gold, un black, un white e un blu esclusivo per il Galaxy S6. Sul Galaxy S6 Edge, come sapete, abbiamo il display curvo, un display 5.1 pollici Quad HD Super AMOLED. Cosa ci permette di fare questo display curvo? Innanzitutto possiamo andare alle impostazioni e in una parte dedicata, che chiameremo schermo curvo, possiamo gestire diverse funzioni, ad esempio l'illuminazione bordo. Ci permette di selezionare 5 contatti preferiti, assegnare ad ogni contatto un colore. Quando avremo il display appoggiato sul tavolo, la parte edge si colorerà nel caso in cui stiamo ricevendo una chiamata o un messaggio. Nel caso in cui stessimo ricevendo una chiamata, ci basterà appoggiare il dito sul sensore per rifiutare la chiamata e inviare un messaggio già preparato.
Attraverso il display edge è possibile visualizzare una serie di informazioni che avevamo già visto su Note Edge. Ad esempio, la schermata home, mi basta fare uno swipe e qui appaiono i miei 5 contatti preferiti. Nel caso in cui abbia una chiamata persa, abbia un messaggio perso, mi basta fare uno swipe e apparirà il messaggio di notifica o missed call come in questo caso. Ancora, quando il display è spento, ci basterà fare uno swipe e si attiverà il flusso informazioni. È possibile selezionare le informazioni da visualizzare, ad esempio i promemoria, le notifiche o la parte relativa al meteo. Galaxy S6 Edge utilizza un sistema operativo Android Lollipop, la fluidità è stata nettamente incrementata rispetto al suo predecessore, non abbiamo più il menu a tendina che compariva con Galaxy S5 o Galaxy Note 4, molte funzionalità sono state eliminate perché è stata semplificata l'interfaccia grafica. Come potete vedere, abbiamo utilizzato dei nuovi colori. Attraverso semplici funzioni è possibile passare dalla tastiera alla lista dei contatti. Anche per quanto riguarda la parte dei messaggi, nettamente cambiata, ci basta cliccare qua per andare direttamente a scrivere un messaggio, a selezionare un contatto. Molte novità le abbiamo anche sulla parte fotografica, sia su Galaxy S6 Edge che su Galaxy S6. Ad esempio, è stato modificato il menu, non abbiamo più il menu a tendina ma un semplice menu veramente intuitivo. È possibile utilizzare la funzione messa a fuoco selettiva che avevamo già visto con Galaxy S5, è possibile utilizzare la funzione panoramica, il rallentatore, il movimento rapido, o è possibile utilizzare alcune funzioni pro per chi è più esperto di fotografia. Ancora, per quanto riguarda la fotocamera frontale, anche in questo caso possiamo utilizzare una serie di funzioni che vi abbiamo già presentato, come il selfie panoramico. Il selfie panoramico ci permette di scattare una panoramica utilizzando solo la fotocamera frontale. Come vi dicevo prima, la fotocamera frontale e la fotocamera posteriore hanno un'apertura focale da 1.9, questo permette di scattare foto stupende grazie alla possibilità di catturare sempre più colori. Per quanto riguarda l'interfaccia grafica, come vi dicevo, sia l'orologio, sia la calcolatrice, tutte le funzionalità, il calendario sono state modificate, rese molto, molto più fluide. Grazie al processore, alla memoria RAM, Galaxy S6 non avrà più lag. È possibile, come abbiamo già visto, utilizzare una serie di cartelle, alcune delle quali già preinstallate, come ad esempio OneDrive, Skype o OneNote. Abbiamo la cartella Google con una serie di applicazioni già preinstallate. S8 è stato completamente ridisegnato. Cos'altro c'è da dire? Sulla parte della fotocamera, la fotocamera può essere attivata in meno di un secondo. Quando abbiamo il display spento, ci basta fare un doppio tap dal tasto centrale e la fotocamera si attiva. Tutto questo accade in meno di un secondo, 0.7 secondi.